Studio Panarea, da dove venite? Da Stromboli. Studio Porto Pellice. Comunque, ad ogni modo, stiamo organizzando una festa all'insegna del cattivo gusto. Helmut Troy l'ha confermato che verrà direttamente senza mutande. Possiamo ingaggiare un elefante indiano per una festa esotica. Oppure, le serve un batusto? Grazie, arrivederci. Benvenuti, scusami. Benvenuti a Panarea. Da dove venite? Stromboli. Che noia. Io sto preparando una bellissima festa in omaggio al cattivo gusto. Ci ho messo quasi un anno ad organizzarla. Helmut Berger ha detto che viene direttamente in mutande. E poi sabato ci sarà la festa della separazione per il mio divorzio. Lei organizza sempre cose di questo genere? Il mio studio offre un po' di tutto, cocktail, cene d'affari, viaggi, ambientazioni. Posso trovarvi un elefante bianco per una cena esotica, o un fotografo sorprendente per un matrimonio, o un batusso per animare una serata mondana. Idee, creatività, atmosfere, contatti. Arrivederci, arrivederci e grazie. Diario, sono felice solo in mare, nel tragitto tra un'isola che ho appena lasciato e un'altra che devo ancora raggiungere. Ora siamo diretti ad Alicudi, l'isola più lontana, l'isola più selvaggia. Tutti su quest'isola odiamo il narcisismo e Alicudi accoglie soltanto chi la pensa come lei. Qui trovi le energie per il tuo lavoro. Alicudi ti dà qualcosa che le altre isole non ti danno. Lo so, hanno detto. C'è ancora molto? Sì. Non ci sono altre strade? Non ci sono proprio strade qui. Alicudi è l'isola più isola di tutte. Lo so. Le altre isole non mi piacciono. Sono tutti compromessi. Non sanno stare da soli. Qui tutti viviamo da soli. E siamo ad Alicudi già da diversi giorni. È veramente un'isola diversa dalle altre, dove finalmente riusciamo a concentrarci. Qui c'è molta calma. Una calma terribile. In cima al vulcano dell'isola omonima. Il grande cratere. Salina e laggiù Panarea. C'è qualcosa di ipnotico. Un antico legame tra noi. Non ti voltare. Non ti voltare! Che c'è? Un gruppo di americani a rifugio. Ho bisogno di un favore. Io mi vergogno. Vorrei sapere se Sally Spectra ha detto no al marito che sta aspettando un figlio. Beautiful. Ah. No, che in America sono andati più avanti. Ah, sono avanti con le puntate, sì. E poi se Stephanie
Il marito di Sally Spectra! Lo sa che è incinta oppure no? E la moglie di Thorn è gelosa? Dove l'avete messo i microfoni? Per la casa della nuova moglie del suo ex marito. Ma perché? Perché è gelosa. Hello? Excuse me, good morning. Good morning. Excuse me, can you tell me if Sally Qual era il problema di Sally Spectra? Aspetta un figlio! Il marito lo sa o no? Ecco, if Sally Spectra has told her husband that she's pregnant? Sally Spectra from Bold and the Beautiful? Beautiful. Yeah, she has. Gliel'ha detto! The last question. If Thorn is working on fixing his marriage, or if Nancy is in love with her tennis instructor? Right now, Nancy's madly in love with the tennis instructor. Now, at this moment? Yes. Queste puntate? Yeah. In questa fase, Nancy è pazza d'amore per il maestro di tennis! Non ci sono speranze per Thorn! Italia, 1.